Ma direi al di là, beh, i Brienza, i De Luca e tanti, e anche lo stesso Tonucci, Micai, Furlan, Boateng, Maniero, insomma è una squadra che al di là di questo è una squadra, come ha detto il loro presidente, abbiamo costruito una squadra per andare su, insomma. Al di là di questo massimo rispetto, noi ci stiamo preparando bene, la squadra sta bene, dobbiamo migliorare e commettere meno errori anche se in una situazione di palle inattive che abbiamo avuto. Affrontiamo la gara con, almeno con molta determinazione. Ma le pedine fondamentali ho già citato, se Tonucci è scarso, se Migai è scarso, se Capogrosso è scarso, se Daprelà che fino all'anno scorso giocava in Serie A è scarso, se Maniero è scarso, no, direi che è una squadra che è costruita, ma poi al di là di questo io credo che noi abbiamo preparato bene la partita, con, al di là dei moduli che io odio parlare dei moduli. Io devo avere 11 squadre, 11 giocatori che riescono a capire l'importanza della gara. Per noi è fondamentale fare il risultato perché veniamo da buone prestazioni, ma mancano i risultati. Io credo che più si va avanti, più c'è autostima, c'è determinazione. Sono convinto di andare in un campo difficilissimo, quello è fuori dubbio. Però, sai, si va 11 contro 11 e poi alla fine, ecco. Iusso, Iusso, hai visto? Io parlo del passato, hai visto? No. Non lo so come hai fatto. Ah, sì. Quello che ti ha detto Yes. di preparare. E da quello che abbiamo intuito, capito, percepito, ci potrebbe essere un cambio di modulo, un Avellino apparentemente più coperta con 4-2-3-1, per modo di dire, con una Coperta o linea. scoperta? Prima detto, eravamo offensivi, No, lei mi dice. apparentemente con Camarà in appoggio di Alemagni, Ma che potrebbe essere. Camarà è un giocatore che sta bene, insomma, anche, è un giocatore che può attaccare gli spazi. È uno della rosa che ha qualità, corsa, però devo dire che si è mosso bene anche Mukulo rispetto al passato. Ecco, devo dire, come ho detto prima, di là ci vuole un po' di cazzimma, come dite voi, come diciamo noi a Napoli, come dicono a Napoli. Io sono di Avellino, devo fare attenzione, se no mi ammazzate. Sì, Piano d'Angelo sopra la panchina. no, io confermo no. Jedi è una sicurezza dietro, poi vediamo adesso domani. Vediamo. Mister, sarà propedeutica, lo so che bisogna parlare del presente, ma visto che il presente dell'Avellino ormai sono le ultime tre partite, sicuramente importanti, tra cui prima questa Esatto. del Napoli. Diciamo che una dose di fiducia in più, anche se è scontato quello che le dico, una dose di fiducia in più, un ritrovare diciamo, le proprie convinzioni e anche la propria autostima a Bari sarebbe importante in vista della partita più attesa Esatto, della stagione, con lo stadio pieno. di stima, di autostima. Sì, giusto, giusto. Per tutto il mese di gennaio e anche oltre per la Coppa d'Africa.
Io ho detto che è un giocatore che ha grande qualità, che sta rispondendo bene, come del resto Moculo, lo stesso Castaldo. Io credo che dare continuità è importante ritrovare autostima negli stessi giocatori e a me non piacciono molto i cambiamenti, ecco. Ma è quello, come diceva prima il suo collega, no? Noi abbiamo bisogno di un risultato per dare quella giusta, dentro di noi, autostima che ci deve essere, no? Perché la squadra ha delle qualità. È ovvio che un risultato aiuta molto. Ma io, ripeto, sono molto contento. Adesso la squadra la sto sentendo veramente mia. Devo dire che stiamo lavorando bene, ecco. Ci vuole un risultato importante per dare continuità un po' a tutto, ecco. Ma Bedaoui c'ha questo problema, il tendine rotuleo, mi sembra, no? Alcuni si stanno riprendendo, però ecco. So, dicono in inglese, così così, alcuni. Prego. Ma come diceva prima il suo collega, è ovvio che. No, ma non si preoccupi, siamo qua, io sono qui apposta da sentire e ad ascoltare. È una partita importante, ma è importante sotto ogni aspetto. Uno degli aspetti è quello che diceva lei, insomma. La convinzione è fondamentale, l'autostima è un risultato che se passa da Bari ci dà tutto questo. Ma le certezze intendo dire l'autostima che stanno avendo, no? Nonostante non, per me è una sconfitta il pareggio con la Benevento, non è un pareggio. Però lì ho visto dei miglioramenti, insomma, ecco. Io credo che, come ho detto prima, noi dobbiamo aumentare non il 50 metri, ma aumentare, andare a 80 metri. Se riusciamo a ottenere questo, possiamo fare qualcosa di buono.